È stato riaperto al pubblico il piccolo parco di via San Gennaro dei Poveri nel quartiere Sanità dopo alcune iniziative di messa a punto. Finalmente oggi riapre e viene restituito alla cittadinanza. Mancavano dei tombini, porte che mancavano, i bagni e diciamo il grosso è stato fatto. Per riaprirlo abbiamo cercato di fare il possibile mettendo in sicurezza quello che potevamo fare in questo momento. Ogni volta che riapriamo un parco sappiamo che non è perfetto e che ci dobbiamo continuare a lavorare. Ci stiamo inventando, come ho detto prima, anche la possibilità di farci aiutare da associazioni. Lo spazio comprende un'area con alberi e piante, vialetti in tufo e un campo da calcetto in erba sintetica. Molte e varie le specie vegetali presenti nel parco. Una vittoria per il territorio, in un territorio difficile come questo della sanità, che sta vivendo una rinascita culturale, anche commerciale, grazie a tantissime attività che si stanno svolgendo, e questo è un ulteriore pezzo che abbiamo aggiunto insieme con il lavoro sinergico dei servizi dell'assessorato al verde della città. E sicuramente non è al massimo, bisogna lavorarci, ma è una bella vittoria in un territorio che ha bisogno di verde e ha bisogno di spazi di aggregazione. La vigilanza è un problema che ci stiamo lavorando. Io appena mi sono insediato ho capito che questo era un problema molto forte. E da settembre già abbiamo deciso che verranno fatti dei tavoli tecnici anche con l'assessore Panini per vedere come risolvere e dare più sorveglianti ai parchi.